viene da lontano, ma non sappiamo da dove, né sappiamo dove andrà. Eppure, la cometa 2I Borisov, grazie al suo passaggio nel sistema solare, è un altro piccolo pezzo del puzzle sulle nostre origini. Cosa è successo 4 miliardi e mezzo di anni fa, quando il nostro sistema si è formato, non lo sappiamo ancora, ma lo studio dei piccoli corpi come questa cometa, che viaggiano tra i pianeti e vicino al Sole, può metterci sulla pista giusta per scoprirlo. 2I Borisov è probabilmente la cometa più intatta mai osservata nella storia, più intatta persino della luminosa Hale Bopp, che alla fine degli anni 90 incantò gli appassionati di tutto il mondo. Due Borisov si chiama così perché è il secondo caso di un piccolo corpo celeste partito dallo spazio interstellare scoperto mentre attraversava il nostro sistema solare. Il primo oggetto di questo tipo fu l'asteroide 1I Oumuamua. La cometa 2I Borisov è stata avvistata per la prima volta il 30 agosto del 2019 e ha subito catalizzato le attenzioni dei ricercatori di tutto il mondo, che si sono chieste se ci fossero somiglianze con le comete più vicine a noi oppure differenze legate a un luogo di formazione ignoto. Secondo uno studio pubblicato sulla rivista Nature Communications, questa cometa non è mai passata in precedenza nelle vicinanze di una stella, il che la rende una testimone incontaminata della nube di gas e polveri in cui si è formata. Ne abbiamo parlato con uno dei firmatari dello studio, Alberto Cellino, ricercatore dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. Le comete sono oggetti che appartengono alla classe un po' più generale dei piccoli corpi del sistema solare, normalmente, perché vediamo solo quelli del sistema solare, cioè asteroidi, comete e cose simili. Perché sono importanti? Perché gli oggetti piccoli sono quelli che ci danno informazioni sulle condizioni di partenza, sulle condizioni di formazione degli oggetti planetari, perché sono quelli che, essendo piccoli, sono per lo più riusciti a passare quasi indenni dai 4 miliardi e mezzo di tempo che è passato dall'inizio della formazione del sistema, proprio perché sono piccoli. Le comete in particolare sono interessanti perché ci danno informazioni su quello che è successo nelle zone più esterne del sistema planetario, perché questi sono oggetti che orbitano a distanze eliocentriche cospicue e sono costituite più che altro da elementi volatili. Quando in seguito a perturbazioni le loro orbite cambiano e vengono spinte, insomma, vengono modificate in modo tale da passare nelle zone più interne del sistema, allora i volatili, quando si avvicinano al Sole, cominciano a sublimare, il gas sfugge, porta con sé della polvere e si crea quello che è il fenomeno cometario che sanno tutti, no? Quello della cometa di Natale, insomma, quello della cometa Hale Bopp che abbiamo visto alla fine degli anni 90, che non ho visto milioni di persone. E quindi l'interesse di osservare questi oggetti è appunto quello, cercare di capire che cosa è successo, come si formano gli oggetti piccoli che poi costituiscono i mattoni per costituire quelli più grandi come i pianeti. La cometa 2I Borisov è il secondo oggetto interstellare mai identificato. In entrambi i casi sono state determinanti le osservazioni con il Very Large Telescope. Nulla sappiamo del suo luogo d'origine, nulla sappiamo della sua destinazione. Quello che è stato osservato è che la luce diffusa dalla polvere della sua chioma mostra un grado insolitamente alto di polarizzazione lineare, molto omogeneo in tutta la chioma e che cresce rapidamente al variare delle condizioni di illuminazione della cometa rispetto all'osservatore. La caratteristica dell'Hale Bopp era che, come la 2I Borisov adesso, mostrava una polarizzazione alta e che cresceva molto man mano che le condizioni di illuminazione della cometa cambiavano man mano che si muoveva. E questa è la stessa cosa che abbiamo visto nel caso della 2I Borisov. E siccome la Hale Bopp è stata osservata moltissimo, avendo un'orbita che è comunque chiusa a partire dal nostro sistema solare, ci sono stati studi dinamici approfonditi sul suo,
sulla suo movimento, sul suo moto orbitale negli ultimi millenni, e quello che sembra che sia abbastanza assodato è che quando era apparsa alla fine degli anni 90 era quasi nuova, cioè era probabilmente, secondo i calcoli dei dinamici, era solo la seconda volta che passava nel sistema solare interno, da dove noi lo possiamo vedere, e quindi era una cometa particolarmente pristina, primitiva, intatta, diciamo, quasi, perché aveva già avuto un passaggio. Nel caso del Borisov, quello che noi troviamo è che è ancora più, cioè ha un comportamento polarimetrico comparabile con l'Hale-Bopp, però mettendo insieme le due cose, che si comporta come una cometa che era quasi nuova e più non è mai passata vicino al Sole di sicuro, se ne conclude, cioè, se ne può evincere che probabilmente è ancora più intatta dell'Hale-Bopp, perché se fosse passata vicino a più di una volta vicino a una stella, probabilmente avrebbe delle caratteristiche meno estreme rispetto a quelle che mostra in polarimetria. Invece si comporta più o meno come l'Hale-Bopp, che aveva avuto in vita sua un solo incontro con il Sole, e quindi è lecito concludere, o meno ipotizzare, che probabilmente questa è la cometa più intatta, più pristina, dicono insomma gli inglesi, che sia mai stata vista nella storia, insomma.